dopo aver conosciuto Luce, Lucente e il Brunello di Luce, e dopo essere stati in cantina per scoprire come nascono questi fantastici vini, finalmente siamo arrivati alla degustazione. Tre vendemmie di Luce, che sono tre momenti molto importanti. La vendemmia 99, poi 2001 e 2004. Questo 2004 è figlio di una bellissima vendemmia, una vendemmia piuttosto abbondante, ma di grande qualità, cosa che è inusuale per nel nostro mondo. Solitamente la grande vendemmia ha pochissima uva, la vendemmia più scarsa ha tanto prodotto. Invece quest'anno qui è stato un miracolo. Le condizioni climatiche sono state molto regolari, sia in primavera, quindi abbiamo avuto una bella fioritura, una bella allegagione, e poi un'estate con la giusta quantità di pioggia, e poi c'è stato quel perfetto clima settembrino e di ottobre, con notti fresche e giornate calde. Allora, il 2004, vendemmia più giovane, riesce ancora adesso a esprimere molto quei sentori di frutta, di frutti di bosco, il ribes o il cassis, che è abbastanza classico di un vino prodotto con Merlot e Sangiovese. In bocca un vino che abbraccia il palato, si sente che è stata una vendemmia dove il clima ha fatto caldo, perché i tannini sono levigati, sono morbidi, un bel sentore di ciliegie, nonché anche di prugne, e poi un bel finale lungo. Passa al 2001. Il 2001 è stata una vendemmia più scarsa come quantità, una vendemmia che all'inizio non fu compresa del tutto, perché fu un'estate abbastanza caldo, una vendemmia dove si ebbe una lieve, ma che ha avuto una sua influenza brinata primaverile, e quindi dove la produzione fu più bassa, molto più bassa del 2004. Un vino però che esprime una potenza notevolissima. C'è questo vino, gli aromi veramente escono su dritti dal bicchiere, si concentrano al centro del bicchiere, si sente proprio, qui si sente proprio il territorio di Montalcino. Un vino severo, che ha l'amarena che sovrasta praticamente tutto. In bocca ha una trama notevolissima. Il 99, infine, è anch'essa una di quelle vendemmie dove c'è stata una brinata primaverile, un'estate secca, calda, un vino che adesso ha oltre 10 anni e che ha un'espressione al naso intrigante, perché inizia a uscire delle evoluzioni, sta andando verso anche tocchi di marasca. Anche qui si sente il cuoio molto ben definito, la mela cotta che ha un odore molto determinato, molto chiaro, e con un finale quasi dolce. I tannini in questo vino sono estremamente limitati, c'è ancora una sua bella presenza in bocca, c'è ancora una vivacità notevole.
si sente che proprio ci sta accompagnando, resta in bocca, lì si stanno volatilizzando le proprietà di questi aromi. Il 99 è esaltante questo, questa sapidità in bocca, questa rotondità.